Siamo con il presidente della SD, l'associazione sportiva dilettantistica che gestisce la palestra, appunto, la struttura sportiva, Fabrizio Marturano. Allora, intanto l'amore per lo sport, lo stare insieme, la socializzazione, un modo per far crescere Taranto sportivamente, ma non solo. Infatti, sportivamente senz'altro. E non solo, perché noi siamo il primo centro al meridione ad avere aria purificata all'interno della struttura e quindi abbiamo la possibilità di far fare sport, aggregazione, anche le persone che hanno problemi di allergia per esempio, o che comunque cercano soltanto di fare sport in un ambiente più sano. Sport per tutti è come dire la mission. E anche per le famiglie. Noi abbracciamo a 360 gradi lo sport indoor, quindi facciamo dalle discipline olistiche, yoga, posturale, pilates, attraverso personale ovviamente laureato in scienze motorie, alle discipline classiche che sono aerobica, step, body pump, tonificazione e benessere per quanto riguarda le sale. Ecco, facciamo tutti i tipi di ginnastica, dimagrante, ipertrofia muscolare, in sala isotonica. Abbiamo una buona presenza di attrezzature cardio fitness. Le scopriremo un po' alla volta. Intanto mi tolga una curiosità: perché questo nome Gym, va bene, 19, il 19 da dove deriva? 19 deriva semplicemente dal fatto che inauguriamo quest'anno, che è il 2019, semplicemente questo. Ospite d'onore graditissimo qui a questa inaugurazione, Ugo Lomartire, già consigliere comunale di Taranto, vicino a ogni evento che vede appunto un momento di crescita, di sviluppo per la città. Innanzitutto rivolgo un sentito augurio all'amico Fabrizio e agli amici che con lui lo hanno sostenuto in questa importante operazione, in questa importante realizzazione per Taranto, perché questa palestra ha ben oltre 500 metri quadri, è completamente nuova, attrezzi, e l'amico che con gli amici che hanno sostenuto questo importante investimento su Taranto sicuramente rappresentano, per quello che riguarda la città di Taranto, una grande offerta per tutte le persone che hanno voglia di allenarsi nel nostro territorio, e questo è sicuramente un elemento positivo per la nostra città. Fabio Mignogna, il vicepresidente della SD, le sue sensazioni? Beh, io penso che se il buongiorno si vede dal mattino, sarà come dire una giornata radiosa per la Gym 19, per lo spirito dei tarantini che si avvicinano a questa struttura. Certo, già si vede la presenza delle persone che ci vogliono bene, quindi stanno qui con noi. Cerchiamo di dare comunque una novità al mondo del culturismo, quindi della palestra. E cerchiamo di fare anche corsi e attività diverse da le attività normali che si fanno normalmente in palestra. Ecco, e allora il buon presidente ci farà, come dire, da cicerone nei vari reparti, nelle varie aree della palestra, perché devo dire io mi sono perso, tanto è grande, tanto è vasta, e ovviamente ogni area, ogni padiglione, tra virgolette, uso una terminologia certamente atecnica, ha il suo perché si svolgono determinate diverse attività. E iniziamo, come detto, questo giro panoramico, questa visita, incominciando da una quantità enorme, infinita di runner, di tapirulan, potrei dire volgarmente. Sono proprio questi, fanno parte di questa zona che è dedicata al cardio, quindi dove noi andiamo a lavorare a seconda delle esigenze delle persone, o in maniera appunto cardio per potenziare le capacità cardiovascolari e respiratorie, o addirittura con un basso impatto andiamo a bruciare un certo numero di calorie se ci troviamo in una situazione di dimagrimento. Poi anche la musica dà quella carica,
permette di distrarsi ma anche di dare proprio quella spinta motivazionale. Infatti la musica ha la sua importanza, ogni sala, ogni settore della palestra ha un impianto dedicato, strutturato e realizzato proprio in base alla metratura e a quello che si vuole cercare durante l'allenamento. Siamo nella stanza, sala numero uno, quella dedicata all'aerobica. Io, sempre da profano della materia, ho notato un'atmosfera quasi ovattata rispetto al cancan degli altri saloni. Beh sì, sostanzialmente perché di là c'è più attrattiva, perché la gente si sofferma a considerare le macchine, a vedere gli angoli di lavoro, magari i più esperti ti fanno delle domande un pochino più tecniche. Qui cosa si fa in concreto? E in concreto qui si fanno tutte le discipline che facciamo normalmente in una sala di aerobica, quindi dalla parte olistica che raggruppa lo yoga, il posturale, il pilates, alle discipline più classiche che sono l'aerobica, lo step coreografico, ma anche alle novità come il pound per esempio o la danza del ventre. Sì, facciamo anche quello e lo facciamo qui in questa sala. E sport e arte, perché ovviamente la danza del ventre è espressione del corpo che viene naturalmente. E anche espressione dell'animo, dico sempre. L'animo, certo. Mens sana in corpore sano. Ecco, chiedo al vicepresidente Fabio Mignogna, ma quali motivazioni forti devono esserci per stare lì tante ore e ore giornalmente? Ma ovviamente poi c'è tutto un discorso di costanza. C'è, al di là dell'aspetto fisico, che è importantissimo, però c'è tutto un retroterra, un background, come dire, spirituale. A parte qui cerchiamo di fare, di creare proprio una vera e propria famiglia. Si crea un legame sia con l'istruttore e quindi viene tutto messo in forma, come dire, in rete quasi. Esatto, familiare, tutto familiare. E mentre ci stiamo spostando così da un salone all'altro, io notavo questo muschio che sembra ornamentale ma non è solo ornamentale, oltre ovviamente a un colore verde che, come dire, rilassa. Ti cattura praticamente. Sì, sembra che sia artificiale, mentre invece non lo è, è naturale. È un muschio lichene stabilizzato che vive in maniera autonoma attraverso l'umidità contenuta nell'aria. Lui ha bisogno soltanto che l'umidità sia tra il 30 e il 50%, che per la nostra situazione climatica è ideale, ma ha anche una funzione non soltanto estetica, ma soprattutto quindi di vita, perché la sua funzione è quella di rigenerare l'aria e renderla antibatterica, quindi le persone che hanno problemi di natura allergica qui senz'altro ne avranno di meno. È una cosa voluta, studiata e mirata, certo, ed è soltanto l'inizio, perché il nostro è un centro che va verso la Green Philosophy. Da oggi a un anno abbiamo intenzione di investire molto in questo senso, quindi pannelli solari, giardini verticali che condominio permettendo vorremmo realizzare sulla facciata esterna della palestra e andare sempre di più ad incrementare queste soluzioni mirate al vivere bene, al vivere sano, a respirare aria pulita. Di salone in salone, ho visto dei guantoni, delle attrezzature, ho pensato qui ci si difende, quindi arti marziali, difesa personale e quant'altro. Sì, in questa sala, la numero 2, abbiamo posto l'accento, l'attenzione in particolare su dei temi che sono attuali. Quindi siamo andati alla ricerca delle persone più qualificate per aiutarci quantomeno a difenderci, ma nello stesso tempo a mantenerci in forma.
Qui facciamo antiaggressione, antibullismo, antistupro, Krav Maga, Wing Chun e qualche nozione di kickbox. E chiaramente io, non essendo un tecnico qualificato per questo, mi avvalgo della collaborazione piacevole dei nostri maestri. Presentiamoli. E li andiamo a presentare: c'è il maestro Fineo Giuseppe alla tua destra e il maestro Enzo Di Bartolomeo. E allora, la difesa personale oggi più che mai necessaria in una società in cui purtroppo gli episodi di violenza sono tanti e quindi la difesa appunto come strumento di autotutela e non di violenza. Sì, Fabrizio ha avuto in mente di fare questo grosso progetto e noi abbiamo deciso di appoggiarlo in quanto, come ben detto te in anticipo, ahimè la società di oggi abbraccia un po' tutte le classi, a partire dai ragazzini sull'antibullismo, alla donna sull'antiaggressione e poi abbraccia anche il livello agonistico dei ragazzotti che vogliono combattere con la kickboxing e che vogliono imparare tante altre discipline di arti marziali. Nello specifico, che discipline qui si insegnano? Allora, io sono l'insegnante del Wing Chun, rappresento il centro IVTK del maestro Sifu Emanuele Fracella. Ecco, come ha detto lei prima, oggi le aggressioni sono all'ordine del giorno e la cosa spiacevole è che nascono in qualsiasi ambiente, purtroppo. Diciamo, oggi le lite banali sono le più pericolose. Ecco, il Wing Chun nasce come autodifesa da strada ed è una disciplina che non è agonistica e si basa su reazioni. Quindi diciamo, noi andiamo a curare un pochettino quell'aspetto della prevenzione. Non ha limiti di età, perché anche si può avvicinare anche una persona di una certa età, anche un cinquantenne, un sessantenne, perché non richiede, diciamo, acrobazie spettacolari o movimenti particolari. È molto efficace e concisa, con pochi movimenti e avere abbastanza lucidità mentale per poter affrontare qualsiasi situazione spiacevole. Parliamo di autodifesa, avendo un maestro davvero, ricordiamo che Giuseppe Fineo è il presidente della Self Defense Taranto Academy, quindi una lunghissima esperienza maturata negli anni. Ecco, volevo proprio approcciarmi al discorso dell'autodifesa come proprio sottolineando l'aspetto della capacità di autocontrollo in situazioni talvolta disperate, che solo una forza mentale può riuscire a governare, a dominare. Sì, come hai ben detto, l'esperienza negli anni e la vita quotidiana ci ha portato a rendere questa situazione, poterla governare in modo da trasmettere ai bambini, alle donne, perché sono corsi aperti a tutti con istruttori qualificati nella nostra accademia, come ben detto sono il presidente, proprio perché dobbiamo ringraziare i nostri mass media, tra virgolette, permettimi il termine ringraziare, per tutto lo accaduto odierno che c'è nelle nostre vie e nelle nostre città. Quindi diciamo che con la nostra accademia lanciamo questo segnale di autodifesa che raggruppa le fasce di età, da bambini a donne, a grandi, quindi non, diciamo che non ci vuole una grossa base di marzialismo, perché ci sono tecniche molto facili e rapide sia da apprendere che anche da imparare. E siamo agli spogliatoi. Sì, questo è lo spogliatoio degli uomini. Noi abbiamo puntato molto sulla vivibilità degli ambienti, quindi non abbiamo volutamente troppo arredato gli spogliatoi per darci la possibilità di muoverci un pochino più liberamente. Funzionali quindi? Ecco, funzionali e soprattutto abbiamo puntato l'attenzione sulla climatizzazione, quindi gli ambienti, come abbiamo detto prima, sono anche qui... Il muschio? Benissimo, anche qui abbiamo messo il muschio per sfruttare questa capacità che ha questo vegetale, ma comunque abbiamo cercato di
climatizzare tutti gli ambienti della palestra, quindi anche qui c'è aria climatizzata che fa capo ad un'unica struttura centralizzata, cioè un unico motore, c'è l'aspirazione, diciamo che ci sono tutti i comfort. Ci avviamo alle docce. L'ambiente docce, e io dico simpaticamente ai miei amici, dico c'è il grass porcellanato effetto legno che costa di più di quello che ho a casa praticamente. Un lusso, un extra lusso. Un lusso, ma soprattutto un vantaggio, perché siamo riusciti attraverso chiaramente la collaborazione delle ditte locali di ottenere un grande risultato anche nella sistemazione proprio della piastrellazione, uno scarico centrale che ha la possibilità quindi di far fare comodamente 6 docce contemporaneamente senza avere allagamenti o problemi di intasamento che di solito si hanno quando si ha il piatto doccia singolo. Ecco. E dagli spogliatoi maschili passiamo agli spogliatoi femminili, davvero ampi, spaziosi. Sì, in realtà c'è un segreto in questa cosa, inteso che abbiamo a disposizione grandi spazi, per cui abbiamo la voglia di poter ridimensionare e utilizzare spazi in maniera diversa. Quindi attualmente ci siamo assettati così, ma nel corso di questo anno a venire andremo a fare dei piccoli miglioramenti. Quindi in questa zona è previsto che se riusciamo a fare, lo faremo volentieri, chiudere un angolo di questa zona per realizzare una situazione di benessere, che potrebbe essere ad esempio una sauna con una vasca idromassaggio, con la cromoterapia. Work in progress. Benissimo, work in progress sicuramente. E ci avviamo verso le docce, devo dire anche qui molto ma molto spaziose proprio, ampie, un senso di profondità. Sì, anche qui abbiamo rivisto completamente l'impianto idrico con la disposizione delle docce, abbiamo scelto dei particolari, se mi consenti dire, di pregio, come i soffioni quadrati che danno la possibilità di fare delle docce immobili, perché vieni praticamente inondato di acqua senza muoverti. È il momento delle conclusioni, è il momento così di fare il punto della situazione, la soddisfazione già di una serata riuscitissima, quindi una attività che inizia con i migliori auspici al di là di ogni rosea previsione. Proprio nelle immagini lo state vedendo e lo vedrete, abbiamo voluto far vedere proprio lo scorrere di questo fiume di visitatori. Beh, ora si parte. Certo, noi già da domani mattina alle ore 6 siamo già aperti fino alle ore 24, un orario continuato, e iniziamo già i corsi in sala. Poi sabato facciamo l'open day dalle 6 la mattina fino alle 18. E da lunedì riprendiamo la settimana, sempre dalle 6 alle 24, integrando anche i corsi di aerobica. E allora, Presidente, una grande emozione, sicuramente lei questa sera avrà avuto un momento di emozione, avrà pensato a quando è nata quest'idea, proprio al momento, come dire, del concepimento, e poi così questa creatura che piano piano è diventata sempre più grande e poi ha visto la luce questa sera. Direi proprio che è fiorita questa sera, ed è stato così, perché siamo partiti, o meglio sono partito con un progetto che era diverso da quello che vedete voi stasera, poi grazie alla fattiva collaborazione del vicepresidente, ma anche delle persone a me care, allievi, familiari e soprattutto mia moglie, che mi hanno indirizzato, diciamo così, e affiancato fino a quello che vedete voi qui stasera. Sono contento e ringrazio tutti quanti, quindi ripetiamo, tutte le persone che credono in me, intanto come professionista del settore, ma anche come persona amica, e ringrazio voi per essere stati così disponibili. Ultimo, ma probabilmente il primo, la persona che ho qui alla mia destra, che è Ugo Lomartiri, una persona che stimo molto, che stimiamo molto, che abbiamo avuto modo di apprezzare nel quotidiano,
come persona abituata a fare, persona fattiva, ecco, tipica persona che se prende il telefono a qualsiasi ora del giorno e della notte, lui è così, è disponibile con tutti. Confermo in pieno, perché conosco Ugo Lo Martire da quasi 20 anni, e quindi la sua disponibilità, il suo senso civico, il suo spirito di servizio a favore della collettività si vede ogni giorno. E allora Lo Martire, le sensazioni, Taranto con queste iniziative cresce e c'è una città viva, c'è una parte sana della città, una parte che si industria, che si attiva, che, come dicono i latini, quisque faber fortune sue, ognuno è artefice della propria sorte, e come si struttura, si crea il proprio corpo, no? Si plasma, si forgia attraverso l'attività fisica, parimenti queste iniziative fanno crescere la collettività. Innanzitutto vi ringrazio sentitamente, e ringrazio sentitamente l'amico Fabrizio che ha deciso di realizzare questa bellissima struttura nella città di Taranto. Avrebbe potuto tranquillamente realizzarla in altre città italiane. Vista la sua professionalità eccelsa. Giustamente, vista la sua professionalità, è una persona esperta, estremamente esperta del settore, e quindi lo ringrazio due volte, uno per avermi onorato di avermi invitato qui e la seconda volta per aver creduto nella città di Taranto e per aver dato questa bellissima struttura alla città di Taranto e per fare sì che tanti cittadini di Taranto possano usufruire di questa bellissima struttura che, come dicevo prima, sono ben oltre 500 metri quadri e quindi veramente un bellissimo importante impegno per quello che riguarda il nostro territorio da parte di Fabrizio e di tutti coloro che con Fabrizio si sono affiancati in questo bellissimo progetto. E il mio pensiero conclusivo, giro molto l'Italia, vedo varie strutture, varie realtà. Beh, questa è una realtà che tante città del nord hanno anche da invidiarci. E allora, che altro dire? Nulla. Dovete solo venire a scoprire di persona, de visu, le meraviglie strutturali, tecniche e morali di questa realtà, la GIM 19, Viale Unicef 42 Taranto.